Il contatto con la parola di Gesù ci avvicina al regno di Dio e così dobbiamo avere sempre un Vangelo con noi e anteporlo alle altre occupazioni della giornata, perché dare il primato a Dio vuol dire avere il coraggio di dire no al male, alla violenza, alla sopraffazione, vivendo una vita di attenzione agli altri, una vita non egoistica, improntata alla legalità e alla carità verso il prossimo. E questo è l'insegnamento del Papa portato a Caserta nel pomeriggio di sabato, nel corso di un breve viaggio in campagna con il ritorno in Vaticano già nella stessa serata. Di fronte alla richiesta di speranza che viene da questa terra, ha detto il Papa nell'omelia della Messa, parlando a braccio, posso dire che è Gesù a portare la speranza. E nel concreto è il rispetto della terra, dei fratelli, è il coraggio di dire no ad ogni forma di corruzione e illegalità. Tutti, ha aggiunto, sappiamo il nome di queste forme di corruzione e illegalità e ognuno deve assumere lo stile del Vangelo che è fatto di rispetto e attenzione al povero e all'escluso. Questo è il regno di Dio, ha notato ancora il Papa. Nel suo breve viaggio Papa Francesco è stato salutato dal Vescovo e dalle autorità, è esortato a vivere la festa patronale di Sant'Anna in maniera libera da ogni condizionamento ed ha ricordato ancora le parole di Maria nel Magnificat. Dobbiamo scoprire chi è Gesù, un Gesù che capovolge i giudizi del mondo e viene in soccorso a chi si affida a Lui, a chi affida a Lui la sua esistenza. Abbiate speranza, non lasciatevi rubare la speranza, ha concluso Papa Francesco.